Ciao ragazzi, benvenuti nel mio canale, sono Saracca e oggi faremo un trucco veloce perché devo scappare, devo andare al cinema e quindi lo faremo insieme. Allora, innanzitutto io applico la BB cream della Pupa, che funziona anche da primer, e lo stendo con le dita. Non è coprente, però è molto luminosa. Vado ad applicare sui vari brufoletti il correttore della Kiko Full Coverage Concealer, lo 03. Poi vado ad opacizzare con la Nude Magic BB Powder. Poi passo alle sopracciglia e uso questa matita della Collistar nel colore, dovrebbe essere il numero 3. Poi fisso il tutto con la palettina Hey Brown Style Set della Essence nel colore Natural e uso il colore più scuro. Poi vado a fissare, so che poverino è distrutto, ma è il mascara trasparente rinforzante di Bottega Verde, che mi ci trovo benissimo perché odio il gel che si nota troppo sulle sopracciglia e questo fissa per tutto il giorno, non me le smuove e quindi perfetto. Allora, dopo ciò passerei agli occhi. Oggi voglio usare la mia Lorac Pro e con un pennello a setole piatte vado ad applicare il colore Mauve su tutta la palpebra. Poi, con un pennello da sfumatura, il color espresso e vado a intensificare lo sguardo mettendolo sulla piega dell'occhio. Ritorno snecchino. Ciao amore, vuoi salutare? Oh, sentite, brontola. Con un pennello pulito vado a sfumare nella parte più alta. Poi riprendiamo il pennello a setole piatte e diamo un po' di luce con il color Little Bronze e la andiamo a picchiettare al centro. E metto un filo di matita all'angolo esterno e la parte inferiore. Applico la terra per non cambiare la brunettiness della Essence. Il profumo di cocco.
applico anche il blush, uso l'Illuminating Blush, era un'edizione limitata della Kiko Shimmer Pearl. Tutto il giorno, infatti dopo poi riprendete il pennello o la spugnetta con cui avete applicato il fondotinta. In questo caso vi ho usato la BB cream. Poi applichiamo il mascara. Io uso il Voluminous della L'Oreal, volumizza molto. Poi ho letto che dicono sia il dupe di Dior. Per ultimo, ma non meno importante, voglio un colore per le labbra abbastanza delicato oggi, non voglio truccarmi troppo, e usiamo il Coral Calling della Essence, il Long Lasting, un bel rosa corallo. Bene, il trucco è finito, io me ne vado al cinema, questo è l'effetto finale, spero vi sia piaciuto, non dimenticate di mettere mi piace e iscrivervi al canale, se volete mi potete seguire su Instagram, Facebook e Twitter. Alla prossima!